qualche lamentela, però insomma no, ha ragione Fusina nel gestire la partita, perché c'è anche la partita di ritorno. Giocare lungo, vincere di uno, perdere di uno può essere ininfluente per la partita di ritorno, che è ancora tutta da giocare, quindi è giusto che tenere il risultato molto basso. Sempre bella questa immagine. Il margine è basso. Sempre bella l'immagine dei tifosi di casa che stanno incitando dal primo secondo la propria formazione con tanto amore e passione. La prima finale scudetto della loro squadra, Turković. Ancora Fovio, sì, però questa volta c'è la chiusura. Sì. Difesa in area da parte di De Santis. Rivediamo Di Pagano. Vediamo. No, è il 21. Pagano. Radovicic contro Fovio. Pallonetto! Parata da Fovio! Voleva beffare il portiere avversario, Fovio ha recuperato la posizione, ragazzi, da par suo. 23 parate, e allora quando un portiere fa 23 parate è impossibile non vincere la partita. Adesso stanno beccando naturalmente Radovicic per aver provato, ma più che altro perché si sono, come dire, a beffare il proprio idolo Fovio. Si sono spaventati, anche perché andava sul pari. Tanto è rimasto a terra il giocatore Bearevic. Forse c'erano, è sempre un fallo, però ha lasciato correre da tutte e due le parti, quindi chiaro che giocando in casa si lamenta un po' di più. Si lamenta ancora Fovio, anche se, ripeto, al di là di qualche errore che ci può essere, no, la gestione è stata nel complesso, è stata un'ottima gestione la partita da parte della coppia arbitrale. È stata soprattutto una partita giocata bene da tutte e due le formazioni, con le proprie caratteristiche, la propria voglia di avere la meglio. Radovčić, meno di due minuti, attenzione perché sono i momenti importantissimi per questo discorso scudetto. Turković dentro, ottimo Wittmann, il pareggio 24-24. È stata una gran palla di Dejan Turković, è andato su, ha liberato completamente Wittmann. Parità 1-20 alla fine. Barcic, Bearevic, Messina. Time out. Fasano. Chiamato da Fasano, si lamentano i giocatori, non avrebbero voluto questo stop. Ma andiamo proprio sulla panchina di Fasano, Ancona. Bruno, adesso Davis esce fuori. Buttati dentro lì. Maio, stai qua sul terzo. Bruno si butta dentro e te la schiaccia. Non perdiamo questa opportunità con lui fuori. Vai dentro lì, sei con primo secondo. Buttati dentro. Abbiamo sentito Franco Chionchio. Schema consumato, palla a Maione e vinciamo la partita. Praticamente indicazioni su Bruno Berzic di cercare di liberare Maione, perché solo da quella posizione in questo momento il Bolzano secondo tempo ha avuto più problemi, ma per il resto ha fatto un secondo tempo eccezionale la squadra di Fusina. Bearevic, Berzic, meno di un minuto, Berzic prova ad andare avanti, perde il pallone, attenzione a Radovčić, non è andato via, poteva forse andare, però poteva andare, però ha anche l'ultimo attacco, 40 secondi per vincere la partita. Probabile che non ce la faccia con un attacco solo. È passivo. Si braccia, si alza il passivo. Va Turković, la rete del vantaggio del Bolzano. Dunque, grandissima rete di Turković. 30 secondi al Fasano per pareggiare. Berzic dentro per Maione. C'è il fallo, si resta in attacco. Momenti concitati di questo finale con Berzic. Bearevic va alla conclusione, Jurina, e poi ancora Jurina,
Attenzione a Sporcic, 4 secondi se ne va. Ancora Fovio evita il passivo di due reti. Ancora c'è la sirena finale, dunque vince Bolzano di una rete, 25-24, proprio nei secondi finali è successo tutto con protagonista Iurina. Fantastica partita, protagonista Iurina nell'ultima parata, ma scusate Fovio, 25 parate ha tenuto in piedi entrambi il Fasano, molto stanco il secondo tempo il Fasano. È stato Maione a tenere in piedi insieme al suo compagno ex Bolzano Fovio. Bolzano ha giocato tanto bene il secondo tempo, soprattutto ha giocato di squadra con tutte le individualità che ha giocato veramente una grandissima partita di squadra, e questo va merito al secondo tempo inculcato da Fusina nello spogliatoio. Comunque si annuncia una grande finale di ritorno, perché poi una rete significa grande equilibrio, comunque grande equilibrio, quindi è tutto da giocare. Primo tempo, diciamo così, di questa partita vinto dal Bolzano, però non è nulla perduto per il Fasano, perché ci sono ancora 60 minuti da giocare. Insomma, i complimenti comunque ad entrambe le formazioni che hanno onorato questa finale di andata, soprattutto sia le squadre, gli arbitri, e fantastico pubblico che vediamo applaudire Pro e Beniamini, e anche vengono applauditi anche i ragazzi di Bolzano. Questa è veramente un bellissimo spot. Grazie a Franco Chionchio. Grazie, naturalmente ci ritroviamo la prossima settimana per la gara di ritorno, quella che deciderà lo scudetto tra Bolzano e Fasano. Grazie alla squadra tecnica, Dario Barone che ha guidato il tutto dalla regia. Abbiamo finito qui da Noci, buon proseguimento con i programmi di Rai Sport. Sì, mi mandi chi ha vinto, eventualmente anche uno di Fasano, facciamo uno e uno eventualmente. Aspetta un attimo che la regia, mi sentite in regia? Sì, ti sento lontano, ma ti sento. Sì, va bene. Sì. Speriamo presto. Bene, senti, ma io l'intervista volevo capire con loro, gli highlights ce li abbiamo? Aspetta un attimo. Thank you.